Prova voce, la voce c'è, la voce non c'è, la voce c'è un botto, la voce c'è o forse no. Bella ragazzi e bentornati qui sul mio canale con questo nuovo episodio della serie Il mio pensiero contro il pensiero del web, perché siamo qui anche oggi per parlare di calcio, come anche dal mio outfit, anche se è della Roma e non si parlerà di Roma, perché se mi viene di Champions la Roma non ci arriva da tipo 30 anni. Ma comunque, siamo qui tornati per parlare appunto dei sorteggi, delle semifinali di Champions. Vi chiedo immediatamente scusa perché escono con leggero ritardo, però con la mi è venuta la R-Motion nel frattempo, con leggero ritardo, perché chiaramente, anche, cioè, pur volendo farli uscire prima, mi è stato difficile perché comunque avevo altri video programmati, eccetera, cioè in pratica i dilemmi di uno youtuber, cose brutte che meglio non analizzare. Ma comunque, le semifinali di Champions si svolgeranno tra il 2 e il 10 maggio 2017 e i sorteggi hanno fatto un po' discutere per un motivo o per un altro. Noi adesso ne andremo un po' a parlare perché, come sapete, se non lo sapete, l'avete visto o dalla miniatura o adesso lo sentirete perché ve lo dico io, sono Monaco-Juventus da una parte e Real Madrid-Atletico Madrid dall'altra, quindi derby spagnolo e soprattutto derby di Madrid che sta diventando un grande classico del calcio europeo. Questo va detto perché negli ultimi anni si sono affrontate parecchie volte, cioè probabilmente si sono affrontate con questa, quindi consideriamo le due partite di questa semifinale, in più le due partite di un quarto di finale del 2015 e le due finali del 2014-2016, cioè fate voi i conti, siamo a 6 se non sbaglio. Dall'altra parte invece Monaco-Juventus e qui in Italia, perché noi siamo un bel paese, soprattutto tutti quanti capiamo di calcio. Ma che culo, potevano prendere il Real, potevano prendere l'Atletico. Regà, io al posto di uno juventino avrei preferito prendere il Real Madrid, semplicemente per un discorso di tradizione. La Juve con il Real ha un'ottima tradizione. Basti pensare al 2015, quando proprio in semifinale incontrò il Real Madrid, battendolo a Torino e pareggiandoci al Bernabéu e poi incontrando il Barcellona in finale. Basti pensare a un'altra semifinale che risale al 2003, quando la Juventus eliminò il Real Madrid, perdendo poi sì la finale. Col Milan, quante cazzo di finali ha perso la Juve? Ma anche quando nel 2008 si affrontarono con quel gol di Del Piero, con la doppietta, anzi, Del Piero al Bernabéu. In pratica, Juventus e Real Madrid si sono affrontate parecchie volte e la maggior parte delle volte i bianconeri hanno avuto la meglio. E allora perché vi dico che era meglio per la Juventus affrontare il Real Madrid? Adesso non che il Monaco sia il Bayern Monaco, per dire. Però il Monaco è in un'annata che potrebbe finire benissimo, perché comunque ha fatto vittime illustri già fino a questo momento. Il Borussia Dortmund non è sicuramente l'ultima arrivata, ma forse tra quelle che sono state affrontate dal Monaco, sì, nel senso che il Borussia è una grande squadra. Però se poi penso al Manchester City, e lì è stato veramente clamoroso, il City di Guardiola, è chiaro che il Monaco ha dimostrato di avere una caratteristica molto importante in questa Champions League, una caratteristica che la Juventus dovrà sfruttare al meglio, ovvero non avere una grandissima difesa, vedi poi i 5 gol che ha preso a Manchester contro il City, ma un grandissimo attacco. E perché vi dico che la Juventus deve sfruttare questa caratteristica? Perché se contro la Juventus hai una gran difesa e un attacco così così, va bene. Ma se contro la Juve hai una difesa così così e un attacco micidiale, comunque te la prendi in quel posto. Perché la Juve dietro ha tre mostri. Ha tre mostri che magari presi singolarmente non sono neanche tutto questo granché, però giocano insieme da tantissimo tempo, sono diventati veramente una delle difese, se non la difesa più forte del mondo, e lo vedi poi contro il Barcellona, contro quell'attacco micidiale di Neymar, Suarez, Messi, che in 180 minuti non sono riusciti a segnare neanche un gol a Buffon, perché poi sì, mettiamoci dentro anche Gigione nazionale, che voglio dire, non è che è l'ultimo arrivato. E se hai una difesa non all'altezza, beh, si è visto anche lì contro il Barcellona come è finita. E quindi, se io fossi Allegri, analizzerei molto e mi concentrerei molto su questa chiave tattica della partita per passare il turno. Perché poi Monaco nei 180 minuti, in particolare da loro in Francia, può risultare molto, molto pericoloso. L'importante chiaramente sarebbe per la Juventus riuscire a segnare almeno un gol a Monte Carlo e poi allo Juventus Stadium. Io penso che la Juve possa battere qualsiasi tipo di avversario, lo abbiamo visto qualche settimana fa col Barcellona. Per quanto riguarda invece l'altra semifinale di cui abbiamo già parlato, giusto per dirvi la mia, penso che nei 180 minuti Real Madrid sia più forte. L'Atletico anche lì non sarebbe stato l'ideale per la Juventus per il semplice fatto, soprattutto nei 180 minuti, che l'abbiamo visto anche contro il Leicester, per carità, il Leicester non è che sia il Barcellona, però
Però comunque qualcosa in più contro un altro avversario avrebbe potuto fare. Invece ha avuto la sfortuna di prendere gol all'andata e l'Atletico quando va in vantaggio si chiude. Le squadre Simeone sono così, si chiude clamorosamente, fa catenaccio per 180 minuti e quindi diventa difficile perché se si mettono tutti a protezione della porta, il Leicester ha calciato 3 volte. Quindi sì, l'Atletico per carità, anche lì se sei più forte nei 180 minuti può essere che riesci a passare il turno. Però non è scontato, quindi sarebbe stato comunque un avversario tosto. Ma comunque, analisi a parte, secondo il mio pensiero, sono 10 minuti che parlo, devo tagliare, no, tanto, di più, ma comunque, secondo me, stavo dicendo, una finale potrebbe essere Juventus-Real Madrid. Adesso grattatevi, Juventini, perché poi uno dice che è gufo, sto anche con la felpa della Roma, no. Fatto sta che comunque la Juve questa Champions la vuole, e quest'anno, più degli altri anni, secondo me, può arrivare a vincerla, semplicemente perché appunto, passeresti con il Monaco, utilizziamo il condizionale. Il Real Madrid si pensa che possa passare con l'Atletico. A quel punto, Juventus e Real Madrid in finale è una finale. Può succedere di tutto, ma la Juve è forte e con il Real ha un'ottima tradizione. Come al solito, però, ho scritto sul mio profilo Facebook un pensiero. Appena sono stati sorteggiati i turni delle semifinali di Champions, ho scritto esattamente Monaco, Juve, Real Atletico. Ditemi la vostra sui sorteggi di semifinali delle semifinali di Champions. E vi siete scatenati. Grazie al cazzo, come al solito, proprio scatenati, commenti clamorosi. Perché? Perché chiaramente in Monaco uno, se poi ci sono nomi come Atletico e Real Madrid. Uno che non va ad analizzare gli aspetti che abbiamo analizzato noi, il primo pensiero qual è secondo voi? Juventus Monaco, che botta di culo! E c'è anche chi sotto gli risponde ti sbagli, ma questo lo andremo ad analizzare dopo, perché molti hanno risposto così, ad esempio Gianmarco che abbiamo letto adesso, oppure l'immancabile Federico Partenopeo che ci scrive pilotati, giusto perché il calcio pulito, ragazzi, è sempre una cosa a cui credere fermamente. Però c'è anche chi d'altro canto, ad esempio Danilo Vitrò, che saluto e passate anche dal suo canale YouTube, che vi lascio in descrizione, ci fa un'analisi molto importante e ci scrive: andata assai insidiosa in quel di Monte Carlo, era meglio l'andata in casa. E questa comunque è una caratteristica da non sottovalutare perché solitamente siamo abituati a vedere l'andata in trasferta sempre meglio, perché comunque c'è la possibilità di segnare un gol che poi ti possa pesare in positivo al ritorno quando te la vai a giocare in casa. Invece lui qui la ragiona al contrario. Allegri farà la solita partita prudente, cercherà il gol per poi mettere in cassaforte il risultato in casa. Fin qui non fa una piega. Il miglior attacco del torneo contro la miglior difesa. Ma il pericolo più grande in 180 minuti per me l'hanno schivato ed era l'Atletico Madrid. E ne abbiamo già parlato prima, noi abbiamo detto il motivo. Squadra rognosa che non ti fa giocare. La Juve nel 2015 fece molta fatica. E infatti, se vi ricordate, la trovò nel girone e perse anche a Madrid. Poi in casa, se non sbaglio, pareggiò. Non vorrei, sì, 0-0, quindi l'ultima partita, beh, senza storia quella partita. Quindi è una Juve migliore, ma lo stesso vale per i ragazzi di Jardim. Saranno due belle partite. Finale Juve-Real e possibile Coppa a Torino. Arbitri permettendo. Sì, perché è chiaro, ragazzi, che se in Italia ci sono tutte le voci che vedono la Juve come favorita perché è la squadra più forte, e quindi, volenti o nolenti, gli arbitri un occhio di riguardo magari ce lo possono avere, ma nel calcio è così. E allora, Juventini, non vi scatenate perché il discorso che sto facendo vale per voi, così come vale per altre squadre. Ad esempio, in Europa, il Real Madrid può essere aiutato a volte, ma è normale perché la squadra, cioè, non dovrebbe, però purtroppo capita. Così come in Germania a volte può capitare che il Bayern Monaco venga aiutato, volenti o nolenti, gli arbitri. Questo è il calcio, questa è la vita, questo. Questa è una bella merda, però si dovrebbe un attimo risistemare tutto. Giuseppe Marino, nonché Peppone, il Peppone nazionale, anche il suo canale vi lascio in descrizione. Niente, comunque i commenti di questo post hanno scatenato YouTuber, clamoroso. Quindi ci scrive: diciamo che la Juve avesse pescato il Real in semifinale sarebbe stato meglio. Discorso che abbiamo fatto prima, grande Peppone. Mentre in finale è tutta un'altra cosa. Il Monaco, e qui ha azzeccato tutto, molti la reputano facile. In realtà il Monaco è una mina vagante. E qui Peppone ci ha riassunto praticamente tutti i discorsi che stavo facendo all'interno di questo video. Però vorrei chiudere con l'ultimo commento di Raffaele, che giustamente è un tifoso juventino, e ci scrive: penso che se vuoi vincere la Champions, devi vincere e basta. Le squadre candidate alla vittoria finale sono fuori, cioè Bayern Monaco e Barcellona, e ora è tutto possibile. E questo discorso, ragazzi, pur sembrando banale, non lo è, perché è chiaro, cioè tu vuoi vincere la Champions, devi mettere in conto che per vincere e per essere la squadra più forte del mondo devi battere quelle che sono le squadre più forti del mondo e candidate alla vittoria. Poi è chiaro,
Se ti dice bene di arrivare in finale eliminando lo Spartak Mosca, il Leicester, il Monaco non di quest'anno ma di altri anni, eccetera, eccetera, ok. Però è anche vero che magari c'è chi ha ragione in questo modo, c'è chi ragiona che è arrivato in finale, ha vinto la finale, quindi è diventata la squadra più forte del mondo, battendo Bayern Monaco, Barcellona, Real Madrid e quindi le squadre più forti. Può dare anche più soddisfazione, ma dipende sempre dalle persone e niente, il calcio è strano, Beppe. Ma comunque, signori, siamo arrivati al termine di questo video. Io spero, come al solito, che vi sia piaciuto. Lasciate like per continuare a supportare questa serie che state comunque supportando. Io vi ringrazio. Se non lo siete già, iscrivetevi al canale. Noi ci becchiamo mercoledì con la carriera e poi venerdì. Venerdì che esce, raga? Non so che cosa esca venerdì. Vabbè, uscirà un video sicuramente perché ne esce uno ogni 2 giorni. Vi ricordo, quindi passatemi a iscrivervi ai canali che vi ho nominato degli altri 2 youtuber all'interno di questo video. Noi ci becchiamo per l'appunto nei prossimi video. Per il momento è tutto. Un bacione e bella, raga. Forza Roma. You get to hear me now.